non farmi andare in bestia. E allora lo guardo e vedo che non ha proprio niente della bestia. Secondo me si può fare tutto, ma proprio tutto. Ma bisogna sempre conservare la linea. Che cosa sia questa linea poi? Mi riesce difficile dirlo. È un uomo giovanile, bruno, dagli occhi chiari. Molto veloce, questo sì, tanto che i peli gli velano l'orologio al polso. Sono a Fregene, una villa in affitto per rimettermi in salute dopo una lunga e grave depressione nervosa. Allora lui si getta su di me e cerca di schiaffeggiarmi di nuovo. Io mi riparo con le due mani, storno di qua e di là la testa, mi ritrago nell'abitacolo angusto della macchina, ma alla fine lui riesce a piopparmi due ceffoni, uno per guancia. Sempre di quelli reticenti e pentiti, però. Penso rapidamente come posso fare per fargli dare dei veri ceffoni. E alla fine mi dico che devo graffiarlo. Il dottore mi ha detto di riposare, dormire, passeggiare, respirare l'aria del mare, ma soprattutto di occuparmi di mio figlio. Mentre in gran fretta mi vesto alla meglio, dibatto dentro di me la questione del mio rapporto con Robertino. È vero, sono riuscita, grazie alla somiglianza, a stabilire con relativa sicurezza che quel ragazzo è mio figlio. Ma il più resta ancora da fare. Un pomeriggio, mentre me ne sto compostamente ed elegantemente seduta sfogliando una di queste riviste, ecco che il telefono squilla. O meglio, poiché il verbo squillare mi ricorda tante volgarità, diciamo pure che il telefono risuona.